Eccoci al Climatfest, siamo con Angela per l'alveare che dice sì. Adesso Angela, perché sei al Climatfest? Allora, noi con il nostro logo Mangiar Meglio, Mangiar Giusto vogliamo dimostrare come si può mangiare praticamente facendo della sostenibilità, il nostro punto forza, nel senso che mangiar giusto va contro lo spreco alimentare. Noi siamo un gruppo d'acquisto solidale, siamo costituiti da più alveari, a Milano ce ne sono una settantina, ma questo movimento nasce in Francia. Dalla Francia nel 2014-2015 un gruppo di ragazzi hanno portato l'alveare che dice sì in Italia e quindi sono nati questi punti che si chiamano appunto alveare che dice sì e ogni quartiere ha il suo. Noi gestiamo l'alveare di Bresso qua vicino e l'alveare di Sesto, quindi siamo venuti anche a questo festival molto importante per portare anche la nostra voce. Quindi la nostra voce è quella di mangiare giusto senza sfruttare i produttori. I produttori sono piccole realtà agricole, queste realtà agricole sono limitrofe a Milano, massimo 250 km da Milano e si incontrano a Milano una volta a settimana, il momento in cui si incontrano con i clienti e distribuiscono la spesa. Noi mettiamo a disposizione l'alveare che dice sì, mette a disposizione una piattaforma online dove potete trovare dei prodotti sani, perché sono tutte realtà che, essendo all'interno dell'alveare che dice sì, sono realtà che devono avere una certa sostenibilità ambientale. Quindi queste aziende agricole sono aziende che hanno un'etica, quindi non so, le galline allevate a terra libere. Un esempio, frutta e verdura di stagione senza pesticidi, ovviamente direttamente dai produttori. Ad esempio, ne abbiamo tantissimi intorno a Pavia. Quindi questo è un modo giusto, sano e sostenibile perché non fanno molti chilometri. E infatti si potrebbe dire appunto che, dato che siamo nel tema della sostenibilità, che è anche chilometro zero, giusto? E appunto anche per questo. Sì, a chilometro zero appunto perché arrivano i produttori a un massimo di 250 km da Milano o dal punto della distribuzione. Però Alveare che dice sì non promuove solo i prodotti locali, quindi regionali. Anche una volta a settimana o due volte a settimana abbiamo dei produttori speciali. Cosa vuol dire? Che ad esempio le arance arrivano dalla Sicilia e sono biologiche. Ad esempio abbiamo un produttore che ha questi campi sull'Etna. Oppure arriva direttamente il pesce da Cattolica e viene pescato in nottata e poi portato a Milano, quindi direttamente nel giro di poche ore. Vengono fatti un tipo di pesca praticamente sostenibile, oppure insomma ci sono varie lavorazioni di prodotti in cui non si utilizza la plastica. Noi ad esempio appoggiamo i produttori che fanno il vuoto a rendere. Il vuoto a rendere, i clienti ci riportano i barattoli o le confezioni delle uova e i produttori le riempiono, insomma. Anche perché voi siete contro lo spreco alimentare, mi stavi Esatto. dicendo prima. Siamo contro lo spreco alimentare, ma anche contro lo spreco della plastica, l'uso della plastica, insomma, qualsiasi cosa che possa inquinare. Certo. Perfetto. Allora, dall'alveare che dice sì è tutto. Grazie. Grazie.